E quando presero Gerusalemme, i cristiani, questa è la cronaca della presa di Gerusalemme, i nostri, dice il cronaco, fecero bollire i pagani adulti marmite, per pagani intendevano i Sì, musulmani, i loro esatto. nemici, no? Allora, fecero bollire i pagani adulti marmite, infilzarono i fanciulli con gli spiedi e li fecero grigliare a fuoco lento. Questa è la cronaca di quello che hanno fatto i cristiani prendendo Gerusalemme, cioè fa parte della cronaca di tutte le altre porcate. Allora, vi ripeto ancora, visto che i cristiani fanno, è bellissimo probabilmente per un cristiano veder torturare quello che non la pensa, tipo sto stronzo qua che ha telefonato, che ha insultato, no? Mi piace moltissimo insultare le persone, però ricordiamoci che non sempre va bene. I nostri fecero bollire i pagani adulti, che per pagani intendevano i musulmani, in marmite. Infilzarono i fanciulli con gli spiedi e li facevano grigliare a fuoco lento. Questo è il Sì, cristianesimo. ma infatti. Ah, questo qua ve l'ho preso dalla Repubblica del 29 maggio. La Repubblica del 29 maggio. Le armi e la fede, così l'Europa partì per le crociate. Per cui di questi giorni, non è che ho preso un Sì. pezzo vecchio apposta, proprio di questi giorni. Fra i cristiani che fanno bollire le persone a fuoco lento e grigliare i bambini e questo imbecille che ha telefonato adesso, non c'è nessuna differenza nella molla che li spinge. È esattamente la stessa cosa. E E questo è preoccupante perché questo è significa che, cioè, preoccupante. che esiste il monoteismo tende sempre a distruggere la volontà e la capacità della persona, la tende a rendere proprio cieca di fronte a qualsiasi possibilità. È incapace di Sì? affrontare le cose se non tramite la Sì? violenza. Cosa? Mi senti? Di un pagliacco di qui, un pagliacco di qui, che ti chiamano un pagliacco, ma perché ti chiedi il nome, così ma perché tu vuoi che vuoi qui, pagliacco? Questo è il cristianesimo e questo è l'unico modo che il cristianesimo, minacce, ricatti, insulti, di affrontare la vita. E non troverete nessun modo diverso perché l'assoggettamento al Dio padrone porta una tale vigliaccheria etica, morale, psicologica, cioè, che li porta a minacciare, Sì. ricattare le persone perché non esiste nessuna capacità di affrontare la vita. E questo l'avete sentito in diretta Sì, ma personalmente, il no? punto, il problema del monoteismo è sempre quello, che poi la persona sentendosi invasata e legata a Dio si sente autorizzata a compiere qualsiasi cosa, cioè nel senso che non ha una responsabilità verso se stessa e verso gli altri, perché ha solo una responsabilità verso un Dio che non esiste, un Dio assurdo, un Dio che è criminale, perché come il Dio dei cristiani non sapete è un Dio criminale, che è un Dio da codice penale, da istigazione al crimine, cioè proprio dal punto di vista giuridico della normativa italiana si potrebbe prendere il Dio dei cristiani e processarlo per codice penale come istigazione al crimine. Cioè, questo è proprio il pericoloso perché dà una forma mentale alle sue persone che proprio le sconvolge, nel senso, i cristiani alla fine diventano degli zombie, cioè quando arriva il Dio dei cristiani li prende, li apre, li svuota e si mette dentro della paglia, cioè diventano veramente delle marionette nelle mani della Esatto. religione del Dio unico. E poi che differenza volete che ci sia fra chi tortura e questo personaggio? Non c'è nessuna differenza, la forza che li spinge è lo stesso. Infatti lui cosa ha minacciato? Di spaccarmi il culo. Cazzo, mi ha minacciato. Cioè, questi personaggi è lo stesso, stati invece li facevano davvero 200 anni fa, Sì, no? perché Per cui, sono nella condizione sociale che che non gli differenza è? permette, nella condizione Esatto. giuridica anche non gli permette di farlo, però nel loro animo, quelle Questo cose è. che tu hai letto che hanno fatto con le crociate, per loro non sarebbe nessun problema, Esatto. cioè non avrebbero nessuna remora a doverlo rifare ancora anche adesso. Uomo fatti più in là, il potere sarà donna. L'abbiamo sempre saputo, no? La ragione, l'organizzazione sociale, eccetera, è sempre stata donna. L'uomo ha sempre variato qualsiasi cosa. Eppure è dalla Repubblica del 28-5-1999. Se non avessero ammazzato 20 milioni di donne, sarebbe donna al potere adesso. Sì, ma sai, il discorso è sempre quello. L'hanno anche fatto per distruggere una possibilità sociale, cioè nel senso nel paganesimo esiste il discorso della parità, cioè la donna ha una parità, una dignità, un valore che lo ha anche l'uomo. Di conseguenza, nel momento in cui c'è la possibilità che esista la coesione all'interno delle persone, fra persone di sessi diversi, qui diventa il pericolo del monoteismo. Bisogna anche spezzare la capacità di unire. Cioè,
I pagani tendono sempre a unire le cose, a creare delle relazioni, dei contatti, tendono sempre a trovare dei canali che li portano in comunicazione con le altre cose, e creando queste situazioni creano delle simbiosi, delle unioni che possono permettere qualcosa di modificarsi. Logicamente, se noi abbiamo una società in cui gli uomini e le donne sono alla pari, hanno dei diritti, hanno dei doveri e riescono a organizzarsi e a bilanciarsi, le cose nella società si organizzano anche per la volontà delle persone. Nel momento in cui noi andiamo a perseguitare una parte, creiamo una parte che è più forte, una parte che è più debole, e la parte che è più debole tenderà a dare meno contributo alla società, allo Stato, alla civiltà, e di conseguenza in questa situazione di lotta il monoteismo ha la ragione, in quanto schiavizza una parte e ne domina l'altra. Va bene, metteremo via questa cassetta allora, chissà mai che venga bene. Io sto sempre aspettando qualche stronzo. Di qualche stronza arriva la provocazione, sai, faremo una buona pubblicità, no? Di più ancora. Ma sai, io guarda, io pensavo a una cosa molto, molto particolare, cioè nel senso così, un colpo d'immagine. Normalmente i cristiani, i monoteisti, parlano sempre delle vie e delle strade del Signore. Ma cosa sono le strade, cioè, nella nostra cultura? Sono sempre un qualcosa di creato. Sono sempre qualcosa di organizzato, un qualcosa in cui tu usufruisci della cosa e basta, e che ti indirizza in una certa possibilità. Se tu prendi l'esempio di questo pagano, troverai sempre il discorso del sentiero. Tu hai scritto un libro sulla regione romana che parla del sentiero d'oro. Benissimo, io qua di fronte ho un libro di una pagana americana contemporanea, un libro scritto nel 99, di Phyllis Kurot, una sacerdotessa di Vica, dice: fa il sentiero della dea. Ma sentiero significa che lo devi percorrere con fatica, significa anche di avere capacità di capire i segnali che trovi sul sentiero, che puoi anche perderlo, sta nella tua capacità di percorrere il sentiero e di capire cosa trovi e di dove ti porta. Una strada è già tracciata, devi solo seguirla e arriverai a un certo punto. E difatti, se tu vedi, i monoteisti parlano sempre delle strade del Signore anche adesso, non parlano mai del sentiero. Cioè, dal punto di vista dell'immagine, del simbolico, questo è determinante, perché un sentiero è un qualcosa che tu puoi conoscere o non conoscere, è qualcosa che tu devi imparare, è un qualcosa che devi fare, che ti richiederà uno sforzo, che per te significa che è un ignoto che devi affrontare. Una strada ti dà solo delle sicurezze, è un bel rettilineo, e sai che seguendo la strada arrivi a un certo punto. Sì. Perciò anche come ti vengono proposte certe vie religiose, sono significative le immagini che vengono evocate. La via della sottomissione è sempre una via... È una via, appunto, è una via, non è un sentiero. Non è un sentiero. Un sentiero ti può sempre perdere. Sì, puoi anche deviare. Trovare anche qualcosa. Anche se non ti piace, certo. Puoi tentare per un altro sentiero. Sì, esatto. E di conseguenza hai sempre la possibilità. Sono sempre i tuoi occhi che guardano, i tuoi piedi che calpestano. Certo. E sono sempre i tuoi sensi che sentono. Un sentiero può anche perdersi nell'infinito. Sì. Non è necessario. Ma su un sentiero puoi fare delle cose, puoi fare molti incontri. E i cattolici si dividono sull'elemosina. Allora, un discorso sull'avvenire. È giusto fare la carità? Se lo chiede l'avvenire, scusa un attimo, i cattolici hanno sempre, sempre fondato la loro forza, il loro potere sulla carità. Perché adesso l'avvenire si chiede questo? Per rubare i soldi ai poveracci che chiedono la carità. C'è una sentenza della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale, che dice testualmente, siccome chiedere l'elemosina era un privilegio lasciato alla Chiesa Cattolica fino a poco tempo fa, la Corte Costituzionale ha dichiarato che chiunque può chiedere l'elemosina purché lo faccia in maniera dignitosa. Ma tra l'altro hanno modificato ultimamente anche tu. Sì. Pronto? I cristiani che state parlando adesso, volevo sentire una cosa da voi. Volevo sapere se oltre a tutte le cose che mi state dicendo, che per base sto sentendo... Se mi sapete elencare, che so, tre grandi opere di Leon Battista Alberti, di Leonardo, anche di Giotto. Beh, io ti posso... Magari se siete qui di casa, di Masaccio. Io ti posso... Grazie. Prego. Io ti posso elencare tutte le macellazioni fatte alla vita, e questa mi interessa. Le grandi opere, le pitture, i libri hanno una grande importanza, ma è la vita che è importante. Se tu mi friggi 20 milioni di persone e sei responsabile morale... di aver fritto 20 milioni di persone, delle opere mi interessa abbastanza poco. Se tu mi distruggi intere popolazioni, mi costruisci campi di sterminio, mi fai le guerre di religione, mi bollisci la gente sulle pentole, me ne frega assai delle... Cioè, i muri sono muri. La Cappella Sistina non significa niente. Io posso abbattere qualsiasi tempio pagano, o cristiano allo stesso tempo, cristiano perché lo disprezzo, ma posso abbattere anche qualsiasi tempio della mia religione, perché sono solo muri.
Esatto. Il divino mi sta attorno, le divinità mi circondano, il potere di essere ce l'ho attorno, posso sempre prendere, non ho bisogno della rappresentazione, non ho bisogno della scenografia davanti alla quale mettere in ginocchio le persone che non si possono difendere, non ho bisogno di stuprare bambini battezzandoli, costringendoli a ripetere ossessivamente porcherie tipo il Padre Nostro e l'Ave Maria. Queste sono delle porcate, sono delle vigliaccate, per costringere un bambino in ginocchio è da porci, è da farabutti. Non esiste la violenza nei confronti dei bambini, e questa è violenza pura. Ed è violenza che la Costituzione della Repubblica Italiana permette al cristiano, purché sia ristretta nell'ambito della fede. Purtroppo anche il concetto di ristrettezza nell'ambito della fede deve ancora essere discusso dalla giurisdizione, dal sistema giuridico. Però un po' alla volta vedrai che riusciremo anche a discutere cosa significa mantenere nell'ambito della fede certi comportamenti. Un po' alla volta, ci arriveremo, pian pianino. Comunque ricorda che davanti alla gente, davanti alla distruzione della vita, davanti alla capacità di costruire la vita, non c'è opera d'arte che tenga, l'opera d'arte è solo una porcata davanti alla vita, perché l'unica cosa importante è la costruzione del futuro degli esseri umani. Sì, ma poi cosa significa un'opera d'arte? Quando un'opera d'arte ti parla del giudizio universale, cioè nel senso è già un'istigazione criminale questo, cioè nel dire che la tua esistenza non ha valore in quanto ad un certo punto arriverà un Dio, se questo Dio esiste, che dovrà giudicare quello che tu hai fatto della tua esistenza. Dove sta, cioè, dov'è pensabile e concepibile questo? Che c'è tutto il tuo sforzo che fai per, se vuoi crearti una tua esistenza, se vuoi lavorare per la tua vita, a un certo punto arriva un Dio assurdo e ti viene a giudicare. Cioè, vabbè, uno può anche realizzare questo, cioè, può realizzare anche un'opera d'arte, ma quello che trasmette l'opera d'arte è assurdo. Cioè, la Cappella Sistina col giudizio universale è una cosa inconcepibile. Tu mi parli di Leonardo, Leonardo che aveva solo lo scopo della scienza, andava a rubare i cadaveri per poter capire qualcosa di medicina, quando la medicina degli antichi era molto più avanzata di questa. Cioè, questo qua significa chiaramente che quello che hanno fatto queste persone è stato cercato quello di recuperare in parte quello che il cristianesimo aveva distrutto. E logicamente l'hanno recuperato perché loro avevano la necessità di affrontare delle problematiche reali. Ma queste problematiche loro hanno affrontato, sono state contaminate dal discorso della paura del monoteismo, della paura del Dio creatore, della paura dal giudizio del divino. E sempre qualsiasi loro comportamento poteva dare adito ad essere degli eretici. E il discorso anche di Galileo, qualsiasi cosa. Un pagano di fronte ad una ricerca scientifica non ha un problema, non si pone un argomento di fede, non si pone il problema di dire ma questo rientra in una visione pagana o no. Il cristiano se lo pone, di conseguenza qualsiasi cosa deve essere repressa. Nel momento in cui Galileo afferma che il mondo è rotondo, commette un sacrilegio. E questo lo fa il monoteismo. Beh, ok. Cioè, no. di conseguenza, cioè nel senso... Devi pensare questo, che è sempre secondario, cioè nel senso che uno può anche raffigurare qualcosa di bello, può anche realizzare un'opera d'arte, per il momento in cui, ad esempio, tipo, mi raffigurano la morte di Cristo, va bene, la morte di Cristo è soltanto un cadavere va sepolto, e non va certo portato in giro e declamato e mostrato. Beh, torniamo un attimino al discorso sull'elemosina, che visto mancava qualche minuto, è abbastanza importante. Cioè, in effetti, fino a poco tempo fa la Chiesa Cattolica aveva il privilegio di prendere l'elemosina. Dopodiché è stata cambiata la legge, tu dicevi che è stata cambiata ulteriormente. No, stanno modificando addirittura il corso dell'accattonaggio, cioè è stata modificata proprio sulla stampa di oggi, c'era proprio la notizia che modificavano la normativa sull'accattonaggio addirittura. Per cui la Corte Costituzionale o di Cassazione, se non mi ricordo quale delle due, ha detto che chiunque può chiedere l'elemosina, basta che lo faccia con dignità. Cioè, se uno gli manca una Gladio, gamba... faccio un piccolo intervento. Sì. Cioè, per la Chiesa Cattolica è assurdo dare i soldi al povero. È meglio che tu li dia alla Chiesa Cattolica, infatti, e poi la Chiesa Cattolica gli dà al povero. È questo, cioè rientra nell'indicazione che il pazzo di Nazareth gli ha dato alla Chiesa Cattolica, rubare l'obolo alla vedova. Cioè bisogna riuscire a portare via l'obolo a quella cazzo di vedova, perché lei deve stare in miseria e deve supplicare per avere, esatto, il minimo vitale. Questo è l'indirizzo, è l'indicazione che ha dato quel povero pazzo ai cristiani. Voi dovete derubare l'obolo alla vedova per costruire miseria, così si metterà in ginocchio per supplicare che voi gli date l'elemosina. Ma se l'elemosina chiunque può chiederla, anche se in maniera dignitosa, allora in quel momento la Chiesa si chiede: ma non è giusto fare la carità? Che se la guadagna la roba? Cioè, e abbiamo un cambiamento di quella che è l'impostazione fondamentale. D'altronde
noi abbiamo una notizia di qualche tempo fa, i frati di un'isola di Venezia hanno bastonato un poveraccio davanti alla chiesa cattolica perché lemosinava, davanti a chiesa perché lemosinava. E questo è un comportamento che è sintomatico, perché quando loro gli mancano il potere preferiscono bastonare, è stato bastonato o cacciato, adesso non mi ricordo esattamente. Sì, pronto? Vabbè. È stato cacciato via perché cioè, ricordiamocelo questo, cioè, il senso dogmatico, il senso del dogma non è quello di dare a chi ha bisogno perché chi ha bisogno diventi ricco, stia bene o risolve i suoi problemi, ma vendere ciò che lui ha bisogno, cioè vendere le immondizie per costruire assoggettamento. E cosa gli serve l'assoggettamento alla Chiesa Cattolica? Massa di manovra all'interno del sistema sociale. Sì, ma questo è un classico, cioè in tutti i monoteismi il monoteismo, il cristianesimo tende sempre a essere il centro e il tramite di qualsiasi cosa. Non possono esistere energie che vanno per conto loro, cioè non possono esistere iniziative che lei non controlli e non vada a dominare, proprio perché ci deve essere la sua domissione, perché nel momento in cui le persone hanno la capacità di saper gestire una cosa per conto loro senza l'intromissione del cristianesimo, logicamente diventa pericoloso, perciò qualsiasi cosa va bene e perciò diventa pericoloso qualsiasi iniziativa che dia in mano le cose. L'abbiamo già detto tante volte, che ad esempio fa di più un'organizzazione che aiuta direttamente le persone, come succede nel Bangladesh, che dai direttamente in mano alle persone e le segui e le aiuti, soprattutto non fai solo la carità, cioè gli dai un qualcosa e poi non gli insegna a utilizzarlo, perché è inutile dare il denaro a una persona quando questa persona non sa utilizzarlo, perché se io creo una struttura che dà il denaro però insegna alla persona anche l'amministrazione di questo denaro e gli dà le informazioni e le capacità tecniche per amministrarlo, la metto in una condizione positiva. Nel momento in cui io regalo un denaro e lei non lo sa utilizzare, dipenderà sempre da me. Tu sai che sta facendo una specie di legge fra virgolette nella quale si dice che verranno segnalati quei prodotti che non vengono fatti dai bambini nei paesi del terzo mondo. Però questo colpisce l'attenzione delle persone, ma ricordate che quei bambini sopravvivono con questo. Esatto. Cioè non è che viene cambiata la struttura economica per cui quei bambini non avranno più bisogno di andare a lavorare. Che fine faranno? Non solo vanno a lavorare per una merda, però verrà tolta anche quella merda affinché vadano nelle spazzature a raccogliere roba. Cioè stiamoci attenti a tutti questi meccanismi pseudo-pietistici, perché vanno a distruggere anche quel minimo che va a costruire la vita. Questo non vuol dire che mi stia bene quello, però se un problema va affrontato con i costi economici che va affrontato. Ma d'altronde non si vende il culo per nascondersi la coscienza. Ma nulla toglie che se una persona tende... Sì? Buongiorno, siamo Luigi. Dimmi. Allora, anche i nostri bambini, sono notizie fresche, eh? I nostri bambini in provincia di Lecce producevano da 2000 lire all'ora. Sì, sì. Andiamo in giro in pantaloni, i bambini fanno le scarpe a 2000 lire all'ora. Evidentemente anche questi bambini, è uno sfruttamento, perché per l'amor del cielo è sempre sfruttamento. Però io mi ricordo da bambino, io a 9 anni facevo la lana per mia madre, facevo la magliaia, sì, e aiutavo mia madre a spaccare il lunario, forse era sfruttamento anche quello, non lo so, si fa tanta confusione a livello di sfruttamento. Siccome noi abbiamo la pancia piena, a volte puntiamo il dito sempre contro gli altri, dopo però facciamo la guerra, uccidiamo i bambini, le donne, i vecchi, e diciamo che la colpa è degli altri che uccidono i bambini, le donne, i vecchi, che è vero che li uccidono, ma altrettanto facciamo noi, però la nostra è un'uccisione buona, quell'altra è un'uccisione cattiva. Già. I nostri bambini che vivono con 3.000 lire, dire allora, c'è problema, penso che sia anche una notizia che non è finita sui giornali, i bambini che fanno i palloni della Nike, se non vado errato, dalle parti dell'Oriente, sì, quindi andava bene tutto, no? Sì. Lì bisognava non comprare i palloni, bisognava metterla giù dura, è tutta un'ipocrisia, è tutta uno sputanamento generale. Arriva il parroco, arrivederci. Ciao, salve. No, è vero questo. Noi dobbiamo chiudere la trasmissione. Francesco, se vuoi chiudere la trasmissione di Magistero con il Paganismo di oggi, vi do appuntamento fra le 19 e le 20, che vi leggerò l'altro pezzo.
E niente, lascio la parola a Francesco per gli ultimi due minuti di chiusura. E vi ringrazio tutti. E ringrazio specialmente quella persona che ha insultato così violentemente, perché ho registrato gli insulti e meriterò molto, molto a conto sicuramente questo. Naturalmente, Francesco, chiudi pure tu. E per quanto riguarda l'ipocrisia di questo detto da questo ultimo radioascoltatore, purtroppo è vera. Sì, sì, ma infatti fa parte delle cose, insomma. Andrebbe fatto solo una trasmissione sull'argomento che il nostro ascoltatore ultimo ha portato avanti, nel senso che certe volte certi meccanismi noi ne siamo vittime e non ne siamo consci. E logicamente non siamo capaci di discriminare le situazioni e di riconoscerle. Cioè ci assecondiamo a una volontà di un pensiero unico che logicamente cosa interessa? Dove c'è povertà, di creare sempre maggiore povertà. E dove c'è, di amministrarla. Ma noi sappiamo che una soluzione più di uscita dalla povertà è dare alle persone la capacità, la conoscenza e i mezzi nelle loro mani per uscire dalla povertà. Se noi li teniamo sempre nella povertà, questi hanno sempre il nostro bisogno, hanno sempre la nostra dipendenza. E d'altronde, se queste persone rimangono nella povertà, ci sarà sempre bisogno dei missionari, ci sarà sempre bisogno dell'8 per mille per andare a aiutare i poveri. Perché appunto, come dice la Bibbia, fa, i poveri saranno sempre con voi. Logicamente, i poveri per un cristiano sono sempre la via della sua santità. Di conseguenza, più poveri ci sono e più santi ci potranno essere. Questo e dice il Dio dei cristiani, di conseguenza ai cristiani sta bene creare la povertà. A noi non piace la povertà, noi non vogliamo la povertà, perciò qualsiasi cosa che anche a noi non piaccia, che però toglie un po' di povertà, ci va sempre bene. Sì, siamo pronti a appoggiarla in qualsiasi momento, in ogni caso. Bene, vi do appuntamento per ore 19 con la trasmissione Magia, Stragoneria, Paganesimo, vi lascio con la Roberta. E a risentirci le ore 19, se potete registrarvela, registratevi a quella trasmissione, perché sicuramente in quella trasmissione vi darò dei dati che vi possono essere servire anche per capire il paganesimo. Ciao e a risentirci ancora. Ciao.